Ciao amici e bentornati ad un altro appuntamento con i video horror del sabato. Il fenomeno poltergeist è uno dei fenomeni più diffusi quasi in tutto il mondo. Il più delle volte vengono catturati filmati di queste entità che tendono a spostare mobili e a lanciare oggetti dappertutto. Questo è ciò che è capitato a questo povero ristoratore che, spaventato e stanco da questi strani fenomeni, decide di piazzare una telecamera. Questo è ciò che ha ripreso. Le foreste sono le zone ideali dove passare del tempo, rilassarsi e magari fare un bel picnic. Di notte però le cose cambiano. Molte volte vengono installate delle telecamere proprio nelle foreste per tenere sotto controllo alcuni animali. Ci si potrebbe aspettare di tutto, ma non questo. Ciò che riprende questa telecamera ha dell'incredibile. Sicuramente non sono animali di quel posto. Dalle immagini si può notare che queste strane creature non hanno nessuna forma e non assomigliano a nessuno degli animali che vivono in quella foresta. Cosa potrebbero essere? Un uomo di nome Mario ha appena aperto un negozio di giocattoli. All'inizio tutto sembra andare per il meglio, finché l'uomo non incomincia a lamentare alcuni strani fenomeni. Ad un certo punto si può notare un oggetto che viene lanciato contro la ragazza. La donna, spaventata, fugge via. La maggior parte delle attività si manifestano in una parte del negozio dove ci sono vari bambolotti e pupazzi. Il proprietario decide di piazzare una telecamera per riprendere proprio il punto dove i fenomeni si fanno più sentire. Finalmente una notte la telecamera cattura qualcosa che farebbe scappare chiunque. Una testa mostruosa esce lentamente fuori. Sinceramente non ho nessuna spiegazione per una cosa del genere. Questo è uno dei video più terribili e terrificanti che ho visto finora. Per oggi è tutto, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!